Un breve viaggio alla scoperta della campagna inglese. Sono stata nel Wiltshire, dove tra verdi vallate si trovano alcuni dei monumenti più antichi del mondo. Il più famoso è Stonehenge, che si traduce pietra sospesa. Per raggiungere il celeberrimo cerchio megalitico ho attraversato in autobus la pianura di Salisbury, verdissima ma un po' monotona, perché poco animata e dalla scarsa biodiversità. Mille anni fa, quando vi abitavano i costruttori di Stonehenge, doveva apparire molto diversa. Quella comunità contadina aveva a disposizione grandi quantità di legna, ma gli alberi oggi sono piuttosto rari. Dai reperti archeologici sappiamo che chi viveva qui allevava maiali, usava utensili e produceva vestiti e corde. Stonehenge si trova a circa 13 km dalla città di Salisbury, famosa per la sua immensa cattedrale. Il centro visite con il museo e la biglietteria è stato collocato lontano dal monumento, che si raggiunge con una lunga passeggiata o una navetta. Purtroppo l'attenzione avuta per tenere lontano l'edificio turistico dalle pietre antiche non è stata utilizzata da coloro che hanno deciso di far passare un'autostrada a poche centinaia di metri dai megaliti. La prima cosa che si nota arrivando a Stonehenge sono le cornacchie, tutto pieno. Stonehenge è un insieme di grandi pietre rette. Ma i megaliti rappresentano solo l'ultima fase di costruzione del monumento, iniziata probabilmente 5.000 anni fa. Gli archeologi riconoscono tre fasi. In quella più antica venne scavato un cerchio nel terreno. È tuttora visibile intorno alle pietre. Nella seconda fase, durante il Neolitico, vennero realizzate costruzioni di legno dalle popolazioni di allevatori. Solo nella terza fase sono arrivate le pietre, trasportate probabilmente con delle slitte che scivolavano su dei rulli. Le pietre hanno varie provenienze. Arrivano da almeno 10 luoghi differenti del Galles del Sud, a 290 km di distanza. Negli anni la disposizione delle pietre di Stonehenge è stata modificata più volte. Il luogo è stato teatro di festival pagani, riti propiziatori o scavi invasivi che ne hanno alterato la posizione originale. Stonehenge è un caso unico al mondo. L'intero monumento è stato costruito nell'arco di 1400-1500 anni con il lavoro di 70 generazioni. Chi ha terminato l'opera probabilmente non conosceva le intenzioni di chi l'aveva cominciata. Stonehenge. It's killing me that no one knows why it was built 5,000 years ago. Archeologi, antiquari, architetti, astronomi e altri specialisti hanno provato a decifrare Stonehenge, cercando di capire chi l'ha costruito e soprattutto perché. Era un luogo di culto, una sepoltura? L'asse di Stonehenge è diretto verso la posizione del Sole nel solstizio d'estate. Proprio per questo si ritiene che sia un osservatorio astronomico preistorico. Tra le tante teorie sulle funzioni di Stonehenge ce n'è una che dice che questo fosse un luogo di guarigione al quale si arrivava dopo un lungo viaggio, anche da altre parti d'Europa. In quest'area si trovano anche tantissimi di questi tumuli, sono delle sepolture. Una delle ultime teorie attribuisce al luogo un ruolo di commemorazione dei defunti, di sepolture e di cremazione, almeno fino al 2450 a.C.
Probabilmente nel corso dei millenni Stonehenge ha assunto diverse funzioni, una di queste è legata proprio al ruolo di sepolcro. Si ipotizza di uomini e donne importanti, un cimitero regale. A pochi chilometri da Stonehenge c'è Old Sarum. Old Sarum è quassù, su questa collina c'era la città, la vecchia Salisbury. Vorrei un cancello così al bosco di Ojigia. Il giro turistico prevede una sosta anche a questi scavi, che hanno riportato in luce insediamenti umani del 3000 a.C. Questo ambiente era una chiesa, la cappella bassa. L'antica città si trovava strategicamente in alto, su una collina, da cui oggi si ammira la città nuova. Ai piedi della collina venne scavato un profondo fossato e innalzata una muraglia difensiva. Al centro della piana abitata sorgeva un'altra altura, ancora più fortificata e protetta da un secondo fossato. Questa era la parte più fortificata, il castello della città. Nell'estremità occidentale di Old Sarum si vede la pianta perfetta di una cattedrale normanna che nel 1219 fu demolita per costruire l'attuale cattedrale di Salisbury. Mi piace camminare nel pratino all'inglese. Le mie escursioni tra prati verdi, pecore e archeologia sono proseguite a Havebury, a 32 km da Stonehenge, dove sorge un meno noto ma altrettanto affascinante cerchio di pietre. Il posto è incredibile, siamo in mezzo alla campagna, in realtà siamo in un circolo dentro un cerchio di pietre. Un altro Henge e pascolo, in mezzo ci sono le pecore che stanno pascolando. Andiamo a toccare le pecore. Il cerchio di pietra è circondato da un enorme fossato di 421 metri di diametro, il cui scavo è datato tra il 3400 e il 2625 a.C. Pietra che sta qua da 5000 anni. Quello di Havebury è il più grande cerchio di pietre della preistoria, con un diametro di 335 metri. Molte pietre originali furono distrutte per recuperare materiale da costruzione a partire dal XIV secolo. Solo 27 pietre del cerchio sono sopravvissute e al posto di quelle mancanti oggi sorgono dei pilastri di cemento. Toccare questa pietra è emozionante. Io mi sono messa a osservarla e mi sono persa tra i licheni. Recentemente nel sottosuolo è stata scoperta una misteriosa formazione quadrata di pietre disposte all'interno del cerchio. Gli archeologi pensano che queste pietre nascoste, rivelate da una tecnologia radar, risalgano ad un periodo ancora precedente, intorno al 3500 a.C. Questo Henge è addirittura più antico di quello di Stonehenge. Thank you.
viaggio nella campagna inglese tra i misteri della storia e le meraviglie archeologiche finisce qui. Fatemi sapere se il mio racconto vi è piaciuto e se vorreste più video di viaggio. Sono venuta fino a quassù per dire di condividere il video e mettere mi piace. Ciao!